sempre avuto una certa diffidenza rispetto alla parola vendita, se non altro per il fatto che immaginarmi a dover telefonare a delle persone o a chiedere ad altri di comprare il mio prodotto mi ha sempre messo a un qualche livello a disagio. Devo dire che il libro di Frank Merenda, Vendere fa schifo se non sai come fare, mi ha sicuramente aiutato a rivedere questa posizione e avvicinarmi quindi al tema della vendita. Frank Merenda è un personaggio particolare, puoi odiarlo o amarlo, dire che è arrogante o idolatrarlo. La verità è che è molto, molto, molto competente sui suoi argomenti, sa quello che dice e in Italia rappresenta senza dubbio il punto di riferimento su tutto quello che riguarda la vendita e il modo di porti all'interno di una trattativa di vendita. Argomento che ti piaccia o meno, oramai nel mondo del lavoro odierno è una delle competenze trasversali che devi per forza approfondire se vuoi riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi con soddisfazione. Frank l'ho conosciuto inizialmente attraverso i suoi podcast, poi ho frequentato un corso online da lui curato e devo dire che tutto il materiale da lui prodotto con cui sono entrato in contatto è sempre stato di ottima qualità. Questo libro sicuramente risponde alle aspettative. Tante idee, molte tecniche, strumenti utili a diventare una cintura nera nell'ambito della vendita. Veniamo a tre delle cose che mi sono rimaste di questo libro. Allora, la prima è sicuramente il fatto che oggi più che mai il grosso della vendita, un buon 70-80%, lo chiudi prima che l'utente entri in contatto con te, recandoti nel tuo ufficio o chiamandoti al telefono per avere maggiori informazioni. Questo perché? Per il semplice fatto che internet ha anticipato e di tanto il grosso del nostro processo decisionale. Se devi scegliere uno psicologo, ad esempio, vai su internet a cercarlo e puoi subito confrontare com'è lui rispetto agli altri, vedere i prezzi, gli approcci, leggere le testimonianze. Ti fai già un'idea per grande parte completa. E se il grosso della trattativa si sposta online, l'invito da raccogliere di questo libro è quello di iniziare a studiare le cose che ti permettono di fare la differenza su internet. Costruire un super blog, creare un canale YouTube che lascia a bocca aperta i suoi visitatori, coltivare un indirizzario di email e inviare loro newsletter con contenuti di alto valore. Sono tutti degli elementi che ti permettono di differenziarti dalla concorrenza e avvicinarti di più al sì del tuo cliente. Il secondo concetto, però, è molto importante, è quello di idea differenziante, che ti aiuta a chiarire agli occhi del pubblico, ma anche agli occhi di te stesso, in che cosa sei diverso dagli altri. A questo proposito, Frank propone una formula oramai diventata mitica, la formula più tre meno, attraverso la quale propone di presentarti al cliente attraverso quattro frasi. La prima deve essere un'affermazione positiva, che rappresenta il tuo benefit specifico, la tua promessa. A questa devono seguire altre tre frasi, ma in negativo, che rappresentano la promessa di ciò che tu non farai. L'idea alla base di questa presentazione è di non proporti al cliente raccontandogli quelli che sono i vantaggi che tu gli porterai, perché questo è un modo spesso anche molto noioso e che pone il cliente sulla difensiva. Al contrario, occorre fargli capire subito le cose rischiose che lui non troverà se verrà da te e che invece forse potrebbe trovare andando altrove. In questo video di Frank, tratto dal suo canale YouTube, potrai trovare tutti i dettagli della tecnica più tre meno. Il terzo punto potrei riassumerlo nel motto spiegare di meno, domandare di più. Domandare perché? Beh, innanzitutto per interessarsi all'altro, ma anche per capire i suoi bisogni, per mettere a fuoco la psicologia dell'acquisto e quelle che sono le obiezioni che sono presenti nella sua testa. Solo dopo aver posto molte domande allora sarà il tuo turno e lì potrai raccontare solo il minimo stretto necessario del prodotto o del servizio che vendi. Suggerimento questo, solo in apparenza banale, te lo assicuro, perché se ci fai caso, nel mondo della vendita di oggi, il venditore cerca di ricoprirti di informazioni con l'idea che in questo modo ti convincerà più facilmente. In realtà è il contrario, mi copre di informazioni di cui non mi interessa per nulla e la mia testa si stacca da quella relazione. Libro utile a tutte le persone che abbiano voglia di approfondire le loro capacità di vendita, quindi direi più o meno a tutti noi. Linguaggio da strada, diretto, incisivo, dritto al punto, ne consiglio sicuramente la lettura anche insieme a un altro libro per anglofoni, però perché ad oggi è soltanto in inglese, che si intitola You can't teach a kid to ride a bike in seminar. È tutto anche per oggi, buona lettura e alla prossima. Ciao!